Bella a tutti ragazzi e benvenuti nell'ottavo episodio della nostra Master League, signori. Continuiamo l'impresa nel tentativo di far risalire la Roma e dopo lo scorso episodio dove abbiamo ottenuto la prima vittoria contro l'Ajax, signori. Oggi ci aspetta una nuova impresa. Riusciremo a portarla a termine? Non lo so. Signori, detto questo, intanto vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, signori, che siamo vicini alla soglia dei 2000 iscritti, traguardo importantissimo, quindi vi ringrazio in anticipo per l'eventuale iscrizione. Allora, signori, prima di andare a fare qualsiasi cosa, noi andiamo a spendere i nostri bellissimi soldi che abbiamo ottenuto nello scorso video con la vittoria sull'Ajax, andando a comprare un certo Babangida, signori. Babangida che l'andiamo a mettere a posto di Oswald, che ha accelerazione 15, velocità 16, quindi è proprio inguardabile. Sì, signori, abbiamo comprato Babangida, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Detto questo, non perdiamo altro tempo, non preoccupiamoci di possibili problemi che non esistono e scendiamo in campo, signori, fiduciosi della scorsa vittoria. Andiamo oggi a affrontare una nuova partita, signori. Andiamo a vedere subito la formazione perché dobbiamo un attimino, al solito, cambiare tutto. Devo sistemare questo discorso della formazione, mi rompe troppo le scatole ogni volta dover. No, 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 la formazione era questa, 4-4-2. Sì, no, questa di qua. Perfetto. Poi abbiamo Castello che non si regge in piedi. Ximenes lo leviamo per il buonissimo Babangida che arriva ed è subito carico a pallettoni. Castello, signori, io lo faccio giocare lo stesso, a meno che non c'è un attaccante che è più carico di lui. No, gli altri due attaccanti sono inguardabili, quindi ci teniamo Castello e va bene così, signori. Non perdiamo altro tempo. Contro chi giochiamo? Contro il Rio de Janeiro, signori. Scontro fra poveri praticamente, siamo le ultime fanalini di coda di questa classifica e dobbiamo portarci a casa una vittoria, signori. Non preoccupiamoci, non preoccupiamoci. Calma e sangue freddo. Abbiamo Babangida, signori. Abbiamo così, subito, decisi. Facciamoli sentire chi comanda. Facciamoli sentire chi comanda. Però non. Va bene. Calcio d'angolo per loro, va bene. Calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Fuori sta palla, fuori sta palla. Stiamo scherzando, signori, sul calcio d'angolo. Ma sei saltato? Va bene. Dopo 2 minuti, signori, dopo 2 minuti stiamo già sotto 1-0. Bene. Bene, una partita da ribaltare. Una partita da ribaltare, porca miseria. Subito, pronti e via. Subito, ci siamo scavati la fossa praticamente, ma porca miseria, infame. Ma porca miseria, infame. No. Vedi se lo puoi buttare a terra lì a rigore. Stiamo scherzando, non riusciamo a. Ma ci riescono a saltare di testa i miei? Boh, ho questo dubbio, signori. Ho questo dubbio che mi sta assalendo. Ma i miei sanno cosa vuol dire saltare di testa? Dai, giocala, zio, veloce, ripartiamo con Yorga, dai, dai. Buono, buono, buono. Apri, apri, apri. Perché fanno quel passo in più che non dovrebbero fare? Mannaggia a loro. Non riesco a levargli una palla, non riesco a levargli una palla. Questi sono ultimi in classifica. Sono messi peggio di noi e noi non riusciamo a fare niente. Espimas, 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 tienilo. Ah, ma porca. Questi sono messi peggio di noi. Sono messi peggio di noi. Non abbiamo fatto ancora neanche un tiro in porta, cioè Babangida non sa neanche che forma c'è il pallone. Cioè, abbiamo comprato Babangida, Valeri mio però, porca miseria, Valeri mio. Dai, dai, concentrati signori, concentrati, ma porca miseria. Ma veramente state dicendo, signori. Oh, Babangida, tocca il suo primo pallone. Babangida, Babangida! Ne fa fuori due come niente, grande Baba, grande Baba, grande Baba, grande Baba, inventati qualcosa. Va bene, calcio d'angolo. Almeno ci siamo inventati qualcosa, signori. Miranda, Miranda, per Babangida che si inventa un dribbling. Babangida, Babangida, al limite dell'area. Babangida ci prova. Pareggio di Babangida. Dai così. 1-1. Fa tutto da solo, signori. Porca miseria, che gran gol del Bamba. Che gran gol del Bamba. Va bene così, 1-1. Al sedicesimo, partita spumeggiante. Babangida tocca due palloni, signori. Ha toccato proprio due palloni, proprio due di conto. Uno ha creato il calcio d'angolo, con l'altro ci ha segnato. No, no, dai, che cazzarola però. Allora,
stiamo calmi. Ci servono i tre punti, signori. Baba recupera un altro pallone. Attenzione, parte di nuovo su quella fascia. Baba Gita non lo tieni, signori. Mamma mia che giocatore, Baba. Mannaggia, ho sbagliato il tasto. Puntando gli occhi al cielo. Grandissimo. Ora la Roma ci crede, signori. La Roma ci crede. Guarda come corre Baba Gita. Porca miseria. No, no, dai. Cioè, l'abbiamo lasciato da solo. Non riesci a vedere. Valeri mio, io ti sto per sostituire. Valeri, io ti sto per sostituire. Mi sei costato due situazioni terribili. No, va bene, l'abbiamo preso. Mamma mia, come giochiamo male dietro, porca miseria. Giochiamo proprio male dietro. Nostra unica stella, Baba Gita, parte su quella fascia. Il Bamba. Stavolta era troppo. Abbiamo chiesto troppo a Baba Gita. Calma, che la recuperi sto pallone. Dov'è Valeri? Dove cazzarola è Valeri invece di stare sulla sua fascia a difendere? Tienilo, senza rigore, bravo. Allora, non so chi abbia fatto quell'intervento di show, l'abbiamo preso, signori. Non so chi è che ci sta proteggendo, quale calciatore ci sta proteggendo, signori, perché non veramente stiamo facendo degli errori assurdi, proprio, cioè, loro stanno sbagliando l'impossibile da davanti. Me lo dai un segnalino, ti prego, uno ne voglio. Oh, riesce a servire un pallone, Miranda cerca Baba Gita. Si è andato a infilare in uno spazio dove non c'era nemmeno la luce. Non passava nemmeno la luce grande. Bravo Valeri. Valeri si riscatta dopo una prestazione un po' così. Grandissimo Valeri che recupera. No, Baba Gita mio. Avevi tutta la fascia per correre, Baba Gita. Riusciamo a fare qualcosa di interessante? Valeri. Mamma mia, Valeri. Ma io ti butto. Tu sei il prossimo giocatore che sostituisco, Valeri. Mamma mia, inguardabile proprio. Attenzione, Miranda. Cerca lo scatto di Baba Gita. Che lo trova? Baba Gita! Perché ho tirato, mannaggia? Attenzione, Baba Gita ancora, fa fuori la difesa. Attenzione, di nuovo, come prima. Baba. Ah, mannaggia. Allora, sui calci d'angolo siamo temibili. Questa è una buona novella, signori. Questa è una buona novità. Sui calci d'angolo siamo temibili. I nostri attaccanti non hanno strusciato un pallone, signori. Non ci hanno aiutato minimamente nella costruzione dell'azione. Però va bene. Però va bene il tubo, perché in teoria gli attaccanti dovrebbero fare il gioco quello più importante. Attenzione, Espimas se ne va. Espimas si accentra. Espimas. Grandissimo momento. Espimas. Non era più Espimas. Non so chi era Bolatta forse. Va bene. Ci siamo un attimino ripresi su questo secondo tempo, signori. Su questo secondo tempo ho delle buone aspettative. Dobbiamo fare un piccolo cambio, ovvero dobbiamo cambiare Espimas con Baba Gita, perché mi serve Baba Gita su quella fascia. Chiellini è carichissimo. Cellini, non è Chiellini, mannaggia. Proviamo a levare Castello a far entrare. Chi cazzo fa entrare? Cazzarola fa entrare nessuno. Non c'è uno degno di questo nome. Non c'è uno degno di entrare. Non è questa, non c'è uno degno di questo. Baba Gita, attenzione, subito. Si fa dare il pallone all'inizio del tempo. Baba Gita, parte subito. Non lo fermi il Bamba. Il Bamba la vuole risolvere da solo. Troppo isolato. Ora tu mi devi spiegare come faceva lui già a sapere che io avrei fatto quel movimento. Mannaggia. No. Castello. Che era rimasto in campo. Bravo nel recupero di palla. La palla arriva a Baba Gita. Il Bamba non lo fermi. Non ho capito cosa è successo, signori. Non ci fanno vedere il replay. Non ho capito cosa è successo. Penso che sia stato
Gli abbiamo fatto perdere l'equilibrio al momento del tiro al Bon Bamba e giustamente non è riuscito a trovare la soluzione migliore per... No, 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 vabbè, dai. Mamma mia. Ok, calma, Bambangita, calma, 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 il Bamba è partito, signori. Il Bamba è partito e c'ha tutta la fascia per lui. Bambangita è partito, Bambangita è partito, signori, c'ha tutta la fascia per lui. Tutta la fascia per lui c'ha. Bambangita, Bambangita, rientra, Bambangita, è angolo. Calcio d'angolo, signori. Calcio d'angolo. Attenzione, vediamo se siamo fortunati, se siamo bravi come prima. Attenzione, Bambangita. Riesce a liberarsi. Riesce a liberarsi. Libera il tiro. Cazzarola, Bamba mio. Indirizza la giusta sta pallone, dai. Bolatta, 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 da solo, Bolatta, Bolatta. Cerca un gran movimento per Babangida. Gran pallone per Babangida, però era troppo avanti. Portiere è uscito bene prima. Attenzione, ancora, ancora, attenzione. Babangida, Babangida fa fuori il difensore. Babangida, Babangida, Babangida entra in area, Babangida. Perché non tiro prima? Mannaggia nella miseria, ancora Babangida fa fuori l'esterno. Babangida, 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 Babangida. Fa tutto da solo. Babangida, Babangida. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Che cosa abbiamo sbagliato? Che cosa abbiamo sbagliato? Che cosa abbiamo sbagliato? Calma, 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 non ti far perdere sto pallone. Baba, 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 baba. Ancora Babangida, ancora Babangida, ancora Babangida, di forza Babangida, Babangida, Babangida. Mira, ma per me sono tutti Babangida, signori. Ha avuto un'occasione Bolatta, ma non ce lo siamo cagati. C'è ancora Babangida che era tornato già in difesa. Babangida è partito ancora su quella fascia. Babangida, 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 rientra Babangida. Pure la deviazione sono riusciti a parare, non ci posso credere, non ci posso credere, signori. Babangida sta facendo il fuoco. Il Rio de Janeiro non ci sta capendo più niente. Il Rio de Janeiro non ci sta capendo più niente. E questo è grave. No, neanche Babangida ci ha capito niente adesso. Si è andato direttamente fuori. Non ci ha capito ne niente nemmeno lui. Non capiva dove finisse il campo. Era tanto preso dalle sue accelerazioni che ha detto: dove cazzo? No, 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 no,
siamo mangiati l'impossibile. Dovessimo perdere sta partita, dico no, babba mio, no, babba mio, no, vai, 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 vai. Abbiamo recuperato questo pallone, cazzo, l'avevamo recuperato. Guarda, 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 subito, subito, babba, che il difensore è fuori, il difensore è fuori, il tuo difensore è fuori, il tuo difensore è fuori, babba, 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 babba. Dimenticavo che qui le finte di tiro non ci sono, signori. Non possiamo, cioè, pareggiare una partita del genere è uno scempio, signori. Abbiamo. No, Bolatta mio, mannaggia a te, mannaggia a te. Cioè, stiamo giocando unicamente su questa fascia. No, no, babà. Rimessa laterale. Cioè, abbiamo sprecato l'impossibile. Abbiamo sprecato l'impossibile. Abbiamo trovato il gol del pareggio col Bamba e poi è finita. E poi è finita lì. Non siamo riusciti a. Non siamo riusciti a trovare un secondo gol, mannaggia di una miseria, non siamo riusciti a trovare il secondo gol. Attenzione a loro però, attenzione. Chillemi, attenzione. Miranda, Miranda, Miranda. L'abbiamo tenuta un secondo di troppo, l'abbiamo tenuta un secondo di troppo. Attenzione, è partito di nuovo Babangida, 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 Babangida al 41esimo. Potrebbe essere l'ultima azione, signore. Potrebbe essere l'ultima azione. Babangida non si preoccupa di questo. Babangida non si preoccupa di questo. Babangida non si preoccupa di questo. E c'è il 2-1 della Roma con Bonatta. 2-1 della Roma con Bonatta. Questa volta l'1-2 funziona. L'1-2 funziona. Grandissimo Babangida. Vede il compagno che la stoppa e la piazza. Grandi così. 2-1 della Roma. Bolatta su assist di Babangida. Grande così, ora bisogna tenerla. Ora bisogna tenerla. Ora bisogna tenerla. Ora bisogna riuscire a tenerla, signori. Ora bisogna riuscire a tenerla. Con calma, Bolatta, Bolatta. Cerca Babangida ancora su quella fascia, 44esimo. Babangida ne ha ancora. No, non ne ha più. Minuti di recupero. Minuti di recupero. Babangida torna. Babangida torna, signori. Prepotente. Prepotentissimo, Babangida è tornato, minuti di recupero, attenzione, ancora lanciato Babangida sulla fascia che la tiene, attenzione, Babangida, 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 mi fa confondere, ecco, Wade sta in calcio d'angolo, vediamo se ci sarà tempo per batterlo, c'è tempo per batterlo, Babangida ancora, c'è
Cerca di girarsi, ma la palla viene fatta fuori. Dai così. Seconda vittoria per la Roma, signori. Battuto il Rio de Janeiro. Gol di Babangida e di Bolatta. Mamma mia, l'Amsterdam pareggia sotto 1-0 dopo 2 minuti. E poi Babangida gol e assist di Babangida per Bolatta. Tanta roba, signori, tanta roba. Contento, contento, è importante, importante, 2 vittorie di fila e prendiamo 5 punticini, 4 punti base e 1 punto bonus, 8 punti in totale. Non so quando riusciremo mai a ottenere, a poter comprare un altro giocatore, però va bene, però va bene, però va bene, piano piano riusciamo a risalire. Siamo a 7 punti, ok, siamo un attimino staccati dalla zona bassa, siamo a 2 punti da Amsterdam, dall'Ajax e dalla Fiorentina, signori. E già lì possiamo iniziare a discutere. Se riuscire a centrare un'altra vittoria potrebbe essere importante. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale domani con un nuovo appuntamento. Bella raga, ciao!